Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace, dell'Associazione del Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera preghiamo il Santo Rosario, poiché è venerdì, contempleremo i misteri dolorosi. Abbiamo dinanzi a noi questo bellissimo volto della Beata Vergine Maria, avvolta da questo velo bianco, e il bambino Gesù con questo sguardo luminoso che tiene in mano la palma, che vuole comunicare a ciascuno di noi il dono della pace. A Medjugorje la Beata Vergine Maria, qualche anno fa, apparendo il 25 dicembre, disse: vi porto mio figlio, vostro Dio. E Gesù, che parla per la prima volta fra le braccia di Maria, dice: io sono la vostra pace, osservate i miei comandamenti. Quel bambino che la Beata Vergine Maria ha fra le braccia è il nostro Dio, che ci dà la pace attraverso l'osservanza dei suoi comandamenti. E noi vogliamo chiedere al Signore Gesù e alla Beata Vergine Maria che i comandamenti di Dio siano fissi nel nostro cuore. E il primo di tutti i comandamenti è questo, che li riassume tutti: amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente e con tutte le forze. E quando si ama Dio non si può non amare il prossimo, che è creato a immagine e somiglianza di Dio. E fra il prossimo si devono amare principalmente i fratelli nella fede, così come dice l'Apostolo Paolo: la carità fraterna prima si riversa verso coloro che credono, la tua stessa fede nel tuo stesso Dio, e poi verso tutti gli uomini, prima gli uomini di buona volontà e poi tutti, persino i nemici. Come il Signore ci insegna: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi fanno del male, pregate per i vostri persecutori e sarete figli del Padre vostro celeste. Ecco, questa è la gerarchia dei valori che noi dobbiamo avere nel cuore: l'amore di Dio al di sopra di tutto, l'amore del prossimo dopo l'amore di Dio, fra il prossimo i fratelli nella fede, dopo dei fratelli nella fede gli uomini di buona volontà, e dopo gli uomini di buona volontà tutti gli uomini, persino i nemici e coloro che ci fanno del male. E noi con questi sentimenti nel cuore vogliamo pregare questo Santo Rosario, sicuri che sarà gradito al Padre Celeste, perché questi sentimenti furono quelli che erano nel cuore divino di Gesù e nel cuore immacolato di Maria. Potete scrivere tutte le vostre intenzioni nei commenti. La preghiera fatta con il cuore, la preghiera corale, fraterna, unanime, ottiene grandissime grazie. Non c'è grazia che il Santo Rosario non possa ottenere. La Beata Vergine Maria l'ha detto più volte, ma anche tanti santi e mistici hanno affermato questa verità. Con il Santo Rosario, pregato con il cuore, pregato in modo corale, in comunione, si può ottenere qualunque grazia. Si può ottenere persino che si fermino le guerre, e non solo le guerre, ma anche gli eventi naturali. Ecco, noi vogliamo pregarti, Signore Gesù, con la preghiera più gradita al cuore immacolato di Maria, il Santo Rosario, affinché nel mondo possa regnare la pace, affinché possiamo essere liberati da maremoti, terremoti, inondazioni, tempeste, uragani, tifoni e ogni forma di calamità naturale, da caduta di asteroidi. Salvaci, Signore, poiché noi siamo come dei granelli di polvere portati via dal vento della storia. Solo Tu ci puoi salvare, solo Tu sei la nostra speranza per il futuro in questa terra e per la vita eterna nel Regno dei Cieli. E noi vogliamo implorare, Gesù, questa sera il tuo sangue preziosissimo, il sangue del tuo cuore che fu squarciato da l'ungino sulla croce e che si riversò come segno della tua infinita bontà e misericordia per l'intera umanità.
scenda, Gesù, copiosamente questa sera, la potenza del tuo sangue, ci purifichi da tutte le nostre colpe, ci rigeneri nell'intimo dei nostri cuori, ci renda luminosi della tua grazia, ci ricolmi di tutte le tue divine virtù, ci ottenga tutti i doni e i carismi necessari per edificare la tua santa Chiesa, ci conceda tutte le grazie spirituali e materiali che affidiamo al tuo cuore infinitamente misericordioso per mezzo del cuore immacolato di Maria. Tu sei Cristo, il Figlio del Dio vivente, e noi crediamo e speriamo solamente in te. Vi chiedo, carissimi amici e amiche, di condividere tutti questo Santo Rosario per coinvolgere tutti i vostri amici delle pagine Facebook. Potete mandare anche degli inviti personali, che è molto semplice. C'è un'opzione proprio per invitare i propri amici ad una diretta. Ecco, più ne invitate e meglio è. Riceveranno tante grazie spirituali e materiali. Iniziamo il Santo Rosario. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Affinché la nostra preghiera possa essere profonda ed efficace per ottenere ogni grazia spirituale e materiale, invochiamo il dono dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, adorazione e benedizione, amore a te, eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al suo adorabilissimo cuore che ci ama di infinito amore. Chiamo anche la vostra potente intercessione, o santi e sante di Dio, o angeli e arcangeli, troni, cherubini, serafini, potestà, virtù,
e ogni potenza angelica, venite in nostro aiuto, e anche vogliamo unirci alla vostra incessante orazione, potentissima presso il trono di Dio, o sante anime del Purgatorio, pregate insieme con noi, affinché questo immenso coro possa elevarsi dalla terra verso il cielo, dal cielo verso il trono celeste, e possa ottenere una miriade di grazie spirituali e materiali, una effusione potente di misericordia, di pace, di amore e di Spirito Santo sull'intera umanità e in modo particolare sulla Chiesa di Dio. Professiamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù in agonia nel Getsemani. Dopo aver celebrato l'Eucaristia, cantato l'inno, uscirono verso un luogo chiamato Getsemani. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e li portò in disparte e disse loro: restate qui, vegliate e pregate, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E allontanatosi quanto un tiro di sasso, pregava dicendo: Padre mio, se possibile, allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. E incominciò a provare tristezza e angoscia, e il suo sudore divenne come gocce di sangue che cadono a terra. E pregava ancora più intensamente dicendo: Padre mio, sia fatta la tua volontà. Poi, tornato dai discepoli, li trovò che stavano dormendo e disse loro: non siete stati capaci di pregare un'ora sola con me. Pregate e vegliate. E noi, Signore Gesù, vogliamo pregare e vegliare con te in questa sera che richiama la tua dolorosa passione. Vogliamo stare con te nel Getsemani, a contemplare il tuo sudore di sangue, la tua tristezza e angoscia. Un'angoscia mortale che ti preparava al martirio del Calvario e a farti carico del peccato del mondo. Vogliamo contemplare quel tuo sì alla santa volontà del Padre, per amore dell'intera umanità, per amore dei peccatori. Non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gloria e onore a te, Signore Gesù, per quella tua immolazione interiore nell'orto degli olivi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, regina della pace e della famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Nel secondo mistero doloroso contempliamo Gesù flagellato alla colonna. Pilato disse alla folla: chi volete che vi rilasci, Barabba o Gesù detto il Cristo? Tutti gridarono: dacci libero Barabba. E Pilato disse: che farò dunque di Gesù? Essi gridarono: sia crocifisso. E Pilato rispose: ma che male ha fatto? Io non trovo in lui nessuna colpa. Lo castigherò severamente e poi lo rilascerò. Ma essi gridarono ancora più forte: sia crocifisso, sia crocifisso. Allora Pilato consegnò Gesù ai soldati affinché lo flagellassero. Signore Gesù, noi vogliamo starti vicino
nel momento della flagellazione, così come fu vicino a te la Beata Vergine Maria, la mamma tua tenerissima, che con occhi dolenti, colmi di lacrime, contemplava la tua dolorosissima flagellazione. Tutto il tuo corpo è stato fatto a brandelli dai colpi dei flagelli, che sulla schiena in alcuni punti si vedevano le ossa. Pietà, Gesù, pietà di tutti coloro che oggi ti flagellano, pietà delle eresie e delle falsità che stanno flagellando il corpo mistico della tua Chiesa. Fai che ogni goccia di sangue che sgorga dalle tue ferite possa risanare le ferite di tanti cuori, le ferite di tante menti che oggi sono nell'oscurità, che sono nella menzogna, nella falsità, nell'eresia, che sono lontani dalla luce che sei tu stesso. E il tuo sangue, Signore Gesù, discenda su tutto il tuo corpo mistico, sulla tua Chiesa, e la risani. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Nel terzo mistero doloroso contempliamo Gesù coronato di spine. Dopo averlo flagellato, i soldati intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo. Poi gli misero addosso un manto scarlatto con una canna nella destra e, inginocchiandosi davanti, lo schernivano: «Salve, re dei giudei!» Alcuni gli davano schiaffi e dicevano: «Indovina, Cristo, chi ti ha percosso?» Altri gli sputavano addosso. Poi gli tolsero di mano la canna e con questa lo percuotevano sulla testa. E Gesù, trattato come un re da burla, taceva. Gloria e onore a te, Signore Gesù, per lo scherno che hai subito quando fosti coronato di spine, schiaffeggiato, sputacchiato, insultato, percosso con la canna sulla testa. Gloria e onore a te, o Gesù. Tu sei il Re dell'Universo, Tu sei l'Onnipotente, Tu sei il Signore dei Signori, e Ti sei voluto umiliare in un modo così obbrobrioso per abbracciare tutti coloro che vengono umiliati su tutta la faccia della terra e in tutto l'arco della storia umana, ma anche per indicare ai potenti come si deve regnare nel mondo, non con la forza, non con la violenza, ma con la verità, la mitezza e la giustizia. E guai ai potenti che prevaricheranno i loro popoli con la violenza e con l'abuso del potere che è stato loro concesso da Dio stesso. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Nel quarto mistero doloroso, contempliamo Gesù caricato della croce che sale il Calvario. Dopo averlo coronato di spine, i soldati presero il pesante legno della croce e lo posero sulle spalle di Gesù, ed egli dolorosamente si avviò verso il Calvario. Sulla via del Calvario c'erano molte donne che piangevano e facevano lamenti su di lui, ma egli, voltatosi verso le donne, disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli, perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco?» Vogliamo supplicarti, Signore Gesù, in questa decina, per tutti i giovani, specialmente per i giovani cattolici, che non frequentano più la Santa Messa, che non pregano più, che non ti adorano più, che non sentono più la tua dolcissima presenza nei loro cuori, per tutti i giovani che sono lontani dalle famiglie, che sono disobbedienti e ribelli ai genitori, che sono persi nell'alcol, nella droga, che vanno dietro le sette, che sono entrati nel satanismo, nell'adorazione di Satana, per tutti i giovani che sono persi nei piaceri del mondo, in tutto quello che Satana dà. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli. E noi, Signore Gesù, piangiamo su queste madri che piangono sui loro figli, che sono persi e che rischiano di perdersi eternamente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Nel quinto mistero doloroso contempliamo Gesù crocifisso che muore per noi. Giunti sul Golgota, là lo crocifissero. Ai suoi lati due ladroni. Uno lo insultava: se tu sei il Cristo, salva te stesso e anche noi. Ma l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timori di Dio e sei condannato alla stessa pena, noi giustamente, ma egli non ha fatto niente di male. E poi gli disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso. Poi, vedendo ai piedi della croce sua madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco il tuo figlio. Poi disse al discepolo: figlio, ecco la tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse nella sua casa. Poi gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ancora: Padre,
nelle tue mani consegno il mio spirito. Ed emesso un alto grido, spirò. Siamo prostrati ai tuoi piedi, Signore Gesù. Siamo prostrati ai piedi della croce e contempliamo questo spettacolo di misericordia che è il Cristo inchiodato alla croce, ormai spirato per amore dell'umanità. Ti sei donato tutto, Signore Gesù. Non hai risparmiato forze, non hai risparmiato sacrifici, fatiche, non hai risparmiato dolori, sofferenze, non hai risparmiato il tuo sangue, non hai risparmiato neanche l'ultima goccia del tuo sangue, ma tutto lo hai versato per noi, tutto hai dato per noi. E noi ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti ringraziamo, ti adoriamo, ti esaltiamo. Vogliamo consolare il tuo cuore, mortalmente ferito dai peccati, specialmente dei tuoi consacrati, di coloro che dovrebbero amarti di più e che invece ti disprezzano, non ti riconoscono, non ti adorano, non ti esaltano, non ti danno alle anime. E vogliamo anche consolarti, Signore Gesù, di tutti gli oltraggi, i sacrileggi, gli insulti, le bestemmie dei tuoi nemici, le cose abominevoli compiuti contro di te. Pietà e misericordia, Signore Gesù, degli uni e degli altri, e converti tanti cuori al tuo cuore, affinché le anime che oggi sono nel peccato mortale possano giungere alla salvezza e alla gloria del cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace e della Famiglia, prega per noi e per il mondo intero. Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. O Dio, Padre Celeste, abbi pietà di noi. O Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi. O Dio, Spirito Santo Amore, abbi pietà di noi. Santissima Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre della Grazia Divina, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Amabile, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudentissima, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Modello di Santità, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Causa della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tempio di Gloria, prega per noi. Capolavoro di Carità, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Gloria della Stirpe di Davide, prega per noi. Splendore di Grazia, prega per noi. Casa d'Oro, prega per noi. Arca della Nuova Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli Infermi, prega per noi. Rifugio dei Peccatori, prega per noi. Consolatrice degli Afflitti, prega per noi. Aiuto dei Cristiani, prega per noi. Regina degli Angeli, prega per noi. Regina dei Patriarchi, prega per noi. Regina dei Profeti, prega per noi. Regina degli Apostoli, prega per noi. Regina dei Martiri, prega per noi. Regina dei Testimoni della Fede, prega per noi. Regina dei Vergini, prega per noi. Regina di tutti i Santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato originale,
prega per noi, Regina Assunta in cielo, prega per noi, Regina del Santo Rosario, prega per noi, Regina della Famiglia, prega per noi, Regina della Pace, prega per noi, Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, infondi nelle nostre menti e nei nostri cuori la tua grazia, o Dio. Tu che all'annunzio dell'angelo ci hai fatto conoscere l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, fai che per opera della sua passione, morte e gloriosa risurrezione possiamo giungere alla gioia della vita eterna, per Cristo nostro Signore. Per il Papa, per l'acquisto di sante indulgenze e per le anime del Purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu, col divin potere, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera ogni male, maleficio, maledizione, sortilegio, incantesimo, fattura, legatura, stregoneria, invidia, gelosia, odio, rancore, malocchio, ogni forma di male occulto dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione, fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna nel paradiso insieme con tutti i vostri cari, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Estendo la benedizione anche a coloro che l'ascolteranno in seguito. A Dio piacendo, ci ritroveremo domani alle 15 per la coroncina della Divina Misericordia. Se potessi avere